Come è facile immaginare, sulla mia scrivania, ma oltre che sulla scrivania, diciamo molto sul computer, arrivano una quantità di brani, di artisti nuovi, di dischi, di gruppi, di solisti, e io, per quel che posso, ovviamente, avendo una giornata limitata a 24 ore, sento quello che riesco a sentire. Mi è capitato qualche settimana fa di ascoltare, non lo conoscevo minimamente, il lavoro di un artista che si chiama Diodato. Ho detto, boh, visto che mi sembra così bravo, portiamolo al Music Corner. Quando la luna spuntò, ero già un fiasco di vino e dondolando su un ponte cantavo canzoni chissà poi perché. Poi un tratto vidi anche lei, di sola luna vestita. Mi disse: vieni, avvicinati, vieni, stanotte con te resterò. E c'erano le stelle a ricamare il cielo. Ed io, come uno scemo, non presi la sua mano. E c'erano dei fiori. Proprio scemo, Dio che scemo, non li rubai per lei, ma ero ubriaco, 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 sono di questa mia vita, delle sue mani che affondano, offendono, offendono e affondano in me. E c'erano le stelle a ricamare il cielo. Ed io, come uno scemo, non presi la sua mano. Diodato, raccontaci di te perché io non ne so niente. Diciamoci la verità, è veramente andata così. Ho sentito, mi sono arrivati i pezzi, ho sentito, li abbiamo chiamato. Allora, chi sei? Che cosa vuoi? Che vuoi fare da grande? Ma partiamo da cosa vorrei fare da grande. Semplicemente vorrei vivere di questo, di musica. Come hai Quindi ho cominciato? cominciato un po' di anni fa, nella solita cantina. Poi sembra lo stereotipo del. Però è iniziata proprio così, con degli amici, una cantina che si allagava spesso. E quindi ogni tanto, quando cominciavamo a suonare e c'era il batterista con il filo d'acqua sotto, si sentiva nel pedale, ciak, ciak. E poi ho cominciato a cercare, quando mi sentivo un po' più maturo, a cercare dei musicisti, delle persone con cui lavorare alle mie cose.
ci ho messo un po'. Quanti anni hai? Ho 31 anni. Beh, io lo sì bene, complimenti, nel senso, 31 anni, non male. ci ho messo un po', poi però le ho trovate, e quando le ho trovate queste persone si è creata proprio un'alchimia, io dico anche una famiglia, una vera e propria famiglia con cui adesso lavoro. C'è il produttore che è lui, è lì presente. Si vede nell'angolo. Daniele, il mafio Tortora. Senti, ma le difficoltà sono ovvie, quindi non ne parliamo. I pregi di fare questa cosa in questo paese, cioè la soddisfazione te la togli o no? Diciamo che la difficoltà in cui è questo paese in questo momento mi fa sentire un po' più sollevato anche ad aver scelto questa strada. Cioè, sembra un discorso un po' assurdo, però è un periodo difficile per tutti. Allora, tanto vale fare il musicista. Esatto, tanto vale fare le cose che davvero ci piacciono. Io penso che da questo momento di grande difficoltà si possa un attimo riflettere e dire ok, magari è il momento in cui posso iniziare a fare qualcosa che mi piace davvero. Qualche dubbio gli ho dato, ce l'ha, vedete il titolo del disco, perché lui stesso pensa che forse proprio sano di mente non è, ma al di là della battuta sentiamoci un altro pezzo perché il disco è veramente interessante. Facci sentire qualcosa di nuovo. Voglio sentirmi libero, stasera esco e me ne vado in giro in qualche posto a importunare tutta questa bella gente, sì, ad annegare il malumore tra la gente. Mi tiro al lucido come in un'occasione importante per poi distruggermi con fare affascinante. Nessuno sarà in grado di resistermi, non ci sarà nessuno in grado di resistermi. Ma c'è una voce dentro, dice cosa fai domani, te ne pentirai. Domani voglio incontrare i miei demoni, guardarli ancora in faccia, sentire il loro peso che mi schiaccia. E quindi bevo, bevo, bevo e vado giù. E quindi bevo, bevo, bevo e vado giù. Voglio incontrare i miei demoni, sì, non fare quella faccia. Dalla tua mente in gabbia gli obblighi scaccia. E vieni giù con me. Sì, bevi e vieni giù con me. La notte rapida mi scivola addosso e dopo questi due bicchieri già mi riconosco. E bevo, 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 bevo e vado giù. E bevo, ballo, ballo, bevo e ci sei tu. Che dici cosa fai? Domani giuro te ne pentirai. Domani voglio incontrare i miei demoni, guardarli ancora in faccia, sentire il loro peso che mi schiaccia. Perché può sembrare negativo, limbo, nel senso che non sei troppo pop, non sei troppo rock e sei una cosa di mezzo, sana, nel senso che non è necessario essere per forza estremisti da una parte o dall'altra, ma certo, fare qualcosa che possa avere
un piglio personale come quello che abbiamo appena ascoltato, ma anche un approccio popolare, cioè uno che non ti conosce ti può sentire in santa pace senza doversi mettere di seduto a cercare di capire quello che stai facendo. È una scelta deliberata questa? Sì, è una cosa di cui sono consapevole, diciamo. E, poi, e forse sono pazzo, il disco si chiama così anche per questo, perché molto eterogeneo, ci sono dentro davvero, io dico che ci sono dentro tutti i miei 20 anni, quindi c'è proprio il mio percorso. E da una parte magari potrebbe essere un po' spiazzante, cioè, non si capisce sì, se è ancora magari c'è questa difficoltà, però la scelta anche coraggiosa era quella proprio di mettere vicino dei brani anche molto distanti tra loro. Allora chiudiamo questo incontro con un altro pezzo. Ok. Faccio una, l'unica cover del disco, ed è un pezzo di André, che come avrai ascoltato c'entra veramente poco con tutto il resto. Grazie, fantastico. Grazie.